Letizia è presente qui a Venezia con la mostra N9 a Mestre, ma soprattutto con quello che diceva prima Anna, con questa mostra ai tre oci, con più di 300 fotografie, e che danno conto di un percorso completo, che non è, come dicevi tu, dedicato soltanto alla mafia, ma a tutta la tua storia di narratrice. E devo dire che le persone che escono da quella mostra, questo mi devi credere, escono, come dire, con il desiderio di aprire dei confronti, fanno delle domande. Tu apri gli occhi alla gente. Non ne sono stata cosciente. Cioè, io ho fotografato con i miei sentimenti di rabbia, di amore, di repulsione, ma non avrei mai pensato che la società potesse cambiare. Non l'ha fatto il sondante Alighieri, un Caravaggio, figura Letizia Battaglia. La buona fotografia io non lo so cos'è in realtà, non lo so. Quando è buona? Quando è dritta, quando è ben composta, quando trasmette qualcosa. Però ci sono dei grandi fotografi che non trasmettono niente e che vendono a milioni. Facevi la reporter per l'ora di Palermo, siamo, se non sbaglio, negli anni 70, e negli anni 80, tu sei l'unica fotoreporter donna forse in Italia. E racconti che succede, che quando c'è un morto ammazzato arriva la polizia e poi arriva, racconti che arrivano le telecamere della RAI e passano, arrivano i fotoreporter maschi e i poliziotti gli fanno passare, poi arrivi tu che sei una donna e c'è sempre un poliziotto che ti blocca, e tu dici che questa cosa impari a risolverla semplicemente mettendoti a urlare, perché se c'è un morto ammazzato, c'è una situazione di imbarazzo, c'è una che urla, qualcuno dice sempre vabbè, fatela passare. È vero, è andata così. È andata così. Però... cioè, urlavi proprio. Urlavo proprio, perché io dovevo portare le foto al giornale. Bene, io dovevo portare le foto perché l'ho pagata per portare le foto. Poi le motivazioni, come le facevo, erano un'altra cosa. Nessuno poteva permettersi di impedirmi di lavorare. Però, dopo le urla, un giorno è arrivato il capo della squadra mobile, che si chiamava Boris Giuliano. Boris Giuliano disse: la signora deve fotografare. Dopodiché non mi toccò più nessuno, però lui fu ammazzato. Però avevamo a che fare con storie terribili, per cui era giusto documentare, fotografare, raccontare, era giustissimo non perdere la possibilità di raccontare poi al mondo come sta succedendo, di raccontare come fu la storia. Certo, non è completa con le foto, ci manca qualche particolare, però va bene, le foto servono, dite che servono, perfetto, sono contenta. Però c'è una tua foto, la foto dei fratelli Salvo, esattori siciliani, con il signor Giulio Andreotti, che è finita. La devo raccontare, è la foto peggiore che io abbia mai fatto, sfocata, mossa. Io non sapevo neanche di averla fatta. Allora, 1979, non so, campagna elettorale, arriva Giulio Andreotti, il primo ministro per 7 volte, primo ministro italiano, arriva Giulio Andreotti, convegno della Democrazia Cristiana, e io vado a fotografare il convegno. Cosa? C'è Andreotti, vicino c'è Ciancimino, che è il famoso sindaco di Palermo mafioso. Siccome si diceva che Ciancimino fosse uscito dalla Democrazia Cristiana, io, per me quella era la foto, Andreotti e Ciancimino, e la do al giornale. Il giornale invece dice: il pomeriggio c'è una mangiata, un pranzo, un ricevimento allo Zanarella, che è un luogo vicino a Palermo, un hotel. Vai, odio andare con questo ricevimento, che io già l'avevo fatta la foto, però vado, faccio
faccio delle foto. Così, vedo Andreotti, vicino ci sono delle persone, non so chi siano. Ritorno al giornale, stampo le foto che per me sono migliori, gliele do al giornale, il giornale non le pubblica, dimentico queste foto. 20 anni dopo bussano a casa, 5 baldi giovanotti della DIA, bussano a casa mia e dicono dobbiamo controllare il suo archivio. Io dico, ah, con piacere, un piacere o non piacere, abbiamo qua il mandato. Dico, vabbè, io me ne vado, cosa volete? Dice Democrazia Cristiana e Socialisti. Dico, va bene, gli do la schedina, sono le 11 del mattino, alle 6 del pomeriggio mi consegnano un foglio con tutti, anzi lo devo cercare questo foglio, è storia, con tutte le foto che si stavano portando via, i negativi, non le foto, si sono portati via i negativi. Dopo un mese ricevo tutti i negativi indietro, dice ne abbiamo tenuti solo 2, poi li avrà, non li ho mai riavuti. Dopo qualche mese Attilio Bolzoni, giornalista che era dell'Ora e che poi passò a Repubblica, mi chiama e dice hai fatto lo scoop della tua vita. Dico ma io non ho fatto neanche scoop, cioè sì, tra le tue foto c'era una foto che dimostra che Giulio Andreotti è un bugiardo, che lui dice di non conoscere i mafiosi Salmo, invece sono nella tua fotografia. Una foto brutta, sfocata, mossa, tutto orribile, però quella foto è servita a dimostrare nel processo che Giulio Andreotti conosceva i mafiosi. Soltanto che questa cosa si è saputa 20 anni dopo. Per cui il processo è andato in prescrizione. Lui non è stato condannato per questa cosa. Si dimostra che lui li conosceva, ma siccome è in prescrizione, insomma, non ha pagato in nessun modo. Poi, per gli anni dopo, non ci furono fotografie che dimostravano che lui frequentava i mafiosi, ma sono i pentiti, poi intanto è morto ed è finita così. Io non credo nelle macchine, né credo nei formati. Io non ci credo, si possono fare foto buone con usa e getta, solo bianco e nero, certo, perché così mi vengono meglio le foto, non è una scelta ideologica. A me col colore, secondo me mi vengono foto banali, il bianco e nero ha bisogno di una certa ombra, di una certa luce, di una certa composizione. Con il colore ci vuole una cultura diversa, che io non ho, io non ho. Allora, 7 anni fa andai dal sindaco Orlando e gli dissi vorrei fare una cosa, un centro di fotografia. Lui disse sì, bene, quindi scegli il padiglione ai cantieri culturali della ZISA. Io parlai con i giornalisti, uscii sui giornali che sarebbe nato questo centro, e un gruppo di amici fotografi andarono dal sindaco e gli dissero Piki Ita, che vuol dire perché lei. Minchia, tipo per sottolineare. Dopodiché il sindaco era campagna elettorale, dice ma qua mi sto mettendo nel casino. Si fermarono le cose, sono passati 7 anni, poi insomma, io ho fatto un po' di casino, quello solito, urlata. Sai che non ne dubitiamo di questo. No, però sono anche dolce, sono essere dolce. Quando è giusto, gridiamo. Il centro è bellissimo. Dillo. È bellissimo. Siete bellissimo, moderno, ben fatto, restaurato da un'architetta, donna gratis. Donato, abbiamo ricevuto un donato, però insomma abbiamo pochissimi soldi e il Centro Internazionale di Fotografia vuole portare a Palermo i più grandi fotografi del mondo ed anche i più piccoli, cioè piccoli intendo che ancora non hanno successo ma stanno cominciando a camminare in maniera decente. Abbiamo portato Josef Kudelka, Marilyn Mark, Susan Meseras, tutti i fotografi, donna Ferrara,
tutti i fotografi internazionali, però la c'è una mostra bellissima di Franco Zecchin, bellissima, tutta la gente entusiasta, perché Franco Zecchin è il fotografo che ha lavorato insieme a me per il giornale L'Ora, per cui ha tutte queste storie drammatiche, belle, le processioni, i morti ammazzati, i bambini, le donne, bellissima. Ma abbiamo fatto anche foto mosse, e per ora c'è ancora, di ragazzi arrivati coi barconi del Mali, li abbiamo messi in mano una macchina fotografica, hanno fotografato, hanno anche disegnato, e abbiamo un'esposizione Franco Zecchin e ragazzi del Mali. E poi abbiamo fatto in un anno 18 mostre, 18, perché abbiamo 4 spazi, 2 molto grandi, 3, 5 spazi. È un'esperienza molto bella, molto faticosa, perché senza soldi, cioè io devo lavorare personalmente per aggiungere soldi a quelli che il comune non riesce a darci, che dice che non ci sono soldi. Ma non ci sono soldi a Trieste, non ci sono soldi da nessuna parte per fare le cose che riguardano la cultura. Qui dobbiamo muoverci.